Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Ne abbiamo sentite molto forti perché sono sulla città. Ne abbiamo sentite almeno 7, anche se ufficialmente si parla di 6 missili, e 3 intercettati e 3 hanno colpito l'obiettivo. E questa volta l'obiettivo, ahimè, è un quartiere residenziale. È la prima volta che succede, si potrebbe dire la seconda volta, perché quella raffineria pure vicino al centro, ma era una zona, diciamo, non residenziale. Ugo, hai notizie quindi di vittime o di feriti tra i civili? Con certezza c'è già una vittima accertata, perché questa esplosione ha distrutto un palazzo e non sappiamo quanti c'erano persone dentro, e fuori ha colpito la deflagrazione 2 macchine. Uno dei guidatori è stato trovato morto in una di queste macchine. Però prepariamoci a un numero di vittime ben superiore, perché hanno colpito proprio un palazzo di civili, quindi qualcuno c'era in casa. E invece il fatto che sia stato colpito un obiettivo strategico anche a te risulta oppure no? A noi è arrivata notizia di una raffineria, uno stabilimento industriale anche. Per il momento non abbiamo questo tipo di notizia, non possiamo confermarla. Noi guardiamo tutte le fonti aperte e si girano solo le immagini e di questo palazzo colpito e di qualche missile colpito in aria, perché la contraerea ne ha fermati almeno 3 su 6. Qual è lo stato d'animo tra la popolazione? Che aria si respira in città? Abbiamo sentito del coprifuoco. C'è il coprifuoco e da che ora? Ma il coprifuoco, per la verità, in occasione della Pasqua, che parte, diciamo, oggi e domani, la Pasqua ortodossa, loro l'hanno una settimana in ritardo rispetto a noi, era stato ridotto, cioè significa che questa sera c'era la possibilità per le persone di tornare a casa alle 11, quindi questo probabilmente nell'intenzione di lasciare le famiglie festeggiare, poter fare delle cene. Attendiamo notizie se riguarderanno questa norma di ordine pubblico. Quindi per ora, comunque, in questo preciso istante in città, nel centro, c'è gente che passeggia. Io ho sentito amici e colleghi che sono nel centro e si stavano godendo una giornata normale e tranquilla passeggiando per le vie di Odessa. Sono ancora lì che passeggiano, perché chiaramente noi siamo abituati a queste esplosioni, c'è il momento di sgomento e poi dopo la vita riprende normalmente. Questa è Odessa. Cioè la confidenza, ve l'aspettavate in qualche modo? No. No, questo no, anzi, questa è una sorpresa, è una brutta sorpresa, perché fino adesso i russi avevano centrato solo obiettivi militari, quindi cercavano depositi di munizioni eventualmente, difese antiaeree. Il peggio l'avevano dato colpendo il porto di Odessa, ma avevano colpito la zona militare del porto, o questa raffineria che è stata colpita 4 settimane fa. Adesso colpire un'abitazione, un quartiere residenziale, questa è una cosa assolutamente nuova. Sappiamo che l'hanno fatto in altre città dell'Ucraina, ma a Odessa questo ancora non era successo. Volevo sentire su questo collegamento la direttrice Giuditta Pini. Agnese Pini, perdonami, siamo di fronte a un cambio di strategia o a un diversivo della strategia militare, dell'obiettivo militare del Donbass propriamente detto di Putin? Cioè un nuovo fronte che si apre per rendere più facile, più possibile la liberazione, così dice Putin, del Donbass, o è effettivamente lo scenario l'altro piano, quello di prendere tutto, anche il meridione dell'Ucraina, secondo te? È una domanda a cui è difficilissimo rispondere, ovviamente. Provo a fare delle considerazioni rispetto a quello che sappiamo. Cioè, Odessa è sempre stata una città simbolo, non soltanto dell'Ucraina, ma anche di una certa occidentalità, no? Che collega l'Ucraina verso Occidente rispetto alla Russia. Ed è sempre stata, anche per Putin, da un punto di vista quindi non solo strategico, perché ovviamente è un porto strategicamente importantissimo, ma anche da un punto di vista solo prettamente simbolico, una città nel cuore, perdonate l'utilizzo di questa parola, di Putin. Ovviamente parola da prendere con le pinze, ma per capirci, per capire quanto può essere importante Odessa. Ora, sempre stando a considerazioni così di buon senso e generiche, perché appunto
impossibile dare davvero una risposta alla tua domanda, però ecco, a fronte di quanto è ben organizzata la resistenza ucraina e della nuova piega che strategicamente ha preso l'azione bellica della Russia dentro i confini ucraini, che si apra effettivamente un fronte vero anche su Odessa, mentre tutte le forze sono concentrate nel Donbass, c'è questa data del 9 maggio entro la quale Putin dovrebbe arrivare alla sua opinione pubblica con un qualche risultato plausibile di vittoria, tra virgolette, dentro i confini ucraini, sembra poco probabile. Però ecco, utilizzo condizionali e cautele del caso, perché... Però le notizie che arrivano ci preoccupano e ci allarmano, e in conferma di quanto tu dicevi, Agnese, chiede alla regia di, se possibile, inquadrare le immagini che arrivano sul cellulare. Sono immagini che stanno girando sui social e che riguarderebbero Odessa. Per fare una verifica in diretta con Ugo Poletti, che è di Odessa, lavora Odessa, con Odessa Journal hai il polso della situazione. E riconosci Odessa in queste immagini, e ti sembra verosimile che queste immagini siano state girate durante i raid che ci sono stati poco fa? È verosimile, perché sono le stesse immagini che stiamo ricevendo anche noi su social ufficiali, cioè quelli su Telegram delle informazioni ucraine. Io, se le prendessi e le facessi girare, rischierei di essere arrestato, ma posso dirvi che queste immagini invece stanno già girando, e riconosco esattamente il palazzo. È un quartiere non del centro storico, del sud della città, quindi un pochino periferico, tant'è che ci si domanda quale potesse essere l'obiettivo militare lì, perché per il momento non abbiamo informazioni che ci sia lì vicino, che ne so, una postazione militare, e quindi fa pensare in questo momento che sia un attacco terroristico. Quindi significa che non è l'apertura del nuovo fronte, per rispondere anche alla domanda che avete fatto precedentemente, ma è un attacco diversivo. Serve ad alzare la pressione psicologica, serve a far sentire la popolazione minacciata, ma le truppe russe sono troppo lontane per minacciare Odessa in questo momento e nelle prossime settimane. Allora, intanto queste immagini, e l'ho fatte vedere io, Ugo, per te, perché ricordavo che già altre volte ci hai detto che non vi è concesso mostrare immagini, luoghi e situazioni che riguardano la città, soprattutto sotto bombardamento. Però, Gilli, queste sono immagini, ci dice Poletti.